Salve ragazzi, eccomi qua, sono Sam e oggi vi voglio portare nel luogo in cui giochiamo in Dungeons & Dragons, il nostro luogo preferito. Prego, venite ragazzi. Lo sto facendo perché Dinamico02 non è qui al momento e gli voglio rubare questo video perché mi sono rotto che lui è il protagonista e io no. Prego ragazzi, guardate qua. Questa è la nostra zona Dungeons & Dragons. È perfetta, pulita. Mi chiede, beh, può servire. Un po' sa cenere, c'è tutto meno che la cenere. Venite qua ragazzi, sedi ovunque. Sapete che questo è un posto molto trafficato. Siamo soli in questo momento, è una cosa incredibile. Vediamo un po' il luogo. Qui abbiamo le nostre medaglie, non le abbiamo mai vinte. Qui c'è la zona relax, dove uno si può rilassare per la sessione durante o dopo. Ebbene sì, abbiamo anche il nostro rifornitore di bibite. Quando il frigorifero va però. Dell'olio, dell'anteguerra più o meno. Una televisione, non va mai, è bella vecchia. Ebbene sì, la stufa, la nostra compagna inseparabile, sempre pronta quando c'è la legna. Mamma mia ragazzi, tante serate indimenticabili in questo posto fantastico. Beh, guardandomi intorno ho capito che è una vera merda, qui ci vuole proprio un miracolo. Salve utenti e benvenuti a questo nuovo episodio. Spero vi sia piaciuto il piccolo scherzetto dell'amico Senda. Mi piace fare il burlone. Oggi vi parlerò di come ho definito in un altro video il mio luogo d'attacco, il campo base, il luogo dove abbiamo fatto tantissime avventure. Lo chiamiamo il cucinone perché era usato per fare cene e tanti pranzi. Bene, iniziamo il tour. Come vedete, questa parte è adibita ovviamente a beveraggio e al cibo. Ho messo solamente delle bevande e non ho messo i manuali. Ho messo i manuali di proposito perché veramente c'è poco spazio per tutti i manuali e tendo sempre a tenerli qui quando la stagione è attiva. Che adesso in estate sono in pausa, però di solito è così. Il frigorifero funziona. Funziona ed è sempre rifornito con roba e cibo fresco, anche se adesso ovviamente estate, non giochiamo. Passiamo qui tutto il materiale per le nostre cene, perché facciamo spesso le cene con D&D quando giochiamo. Televisione bandita, ovviamente, completamente bandita, perché è deleteria per il D&D. Manuali dappertutto. E la stufa che non è vero che non c'è legna, c'è sempre rifornita e viene sempre accesa nei momenti freddi e ci tiene sempre caldo i nostri cuori. E adesso andiamo al punto caldo, il tavolo. Ok, da dove iniziare? Talmente tanta roba che è difficile. Partiamo dalla vista giocatore. Questa è la vista giocatore. Io ovviamente sto qua, qui ci stanno i miei giocatori, che siano 3, che siano 4, che siano 5 o più, io riesco a vederli tutti, magari andando un pochino più indietro sono di più. Le miniature sono sempre disposte in modo che quello che c'è bisogno venga preso e in modo che le persone non si immaginino quello che ci potrebbe essere, né di taglia né di tipo di creatura. Manuali sono sempre a spaglio, di solito sono molto più a spaglio, però lasciati così. In base alle utilità, a quello che servono, vengono tirati fuori o vengono intercambiati dagli stessi giocatori. Come vedete la griglia è divisa. Uso ogni volta un'ambientazione diversa, una griglia diversa in base alla situazione. Tanti omini ovviamente sul campo, dadi a spaglio. Veniamo al lanciadadi. Vedete i lanciadadi in uso, con tutti all'interno. Molto molto suggestivo. Ok, andiamo adesso alla vista DM. Vieni in occhio al cane, vieni. Puoi addentrarti nel posto che a te è proibito. Riprendi. Qui vedete i miei piccoli strumenti. Uso sempre una piccola griglia per farmi dei miei piccoli calcoli di distanze e di cose senza dover per forza usare e farmi vedere i giocatori. Calcolatrice è indispensabile come ho detto in un altro video, carta e penna. E alla mia destra e alla mia sinistra ci sono i manuali che uso al momento per quella sessione e magari schede di mostri e appunti vari. Ho anche un piccolo quaderno che adesso qui con me ho lasciato da qualche parte, però serve sempre della carta per prendere appunti. Ok, che altro dire?
Questo è il mio campo base. Che sia semplice o no, io lo tengo pulito e sempre efficiente. A parte il piccolo scherzo di sempre, voglio puntualizzare che non importa il luogo con me, come lo trovate. Perché io veramente qualche volta vengo qua, giustamente, magari i miei fanno le cene con qualcun altro e lo trovo un po' disordinato, io lo rimetto a nuovo. Perché quando lo prendo io, voglio che i miei giocatori si trovino in un ambiente che li renda a loro agio, che gli faccia entrare l'atmosfera e che gli faccia partecipi del gioco. Bene ragazzi, spero che il video vi abbia divertito, ci vediamo al prossimo episodio. Condividete!